componente di, se vogliamo, anche di sfruttamento di fondo. Beh, diciamo che prima di Basaglia questa era una definizione retorica, cioè quella diciamo, definizione retorica perché di lavoro ce n'era poco, si faceva fare qualcosetta, tanto per impegnare un po' il soggetto, soprattutto per non essere molesto rispetto all'ambiente, che sia quello del casa di cura o quello del carcere. Il problema, io lo conosco molto profondamente anche perché l'ho seguito da vicino, avendo avuto la possibilità e diciamo, il piacere di conoscere Basaglia di persona e di aver vissuto alcune esperienze a Trieste. E lui è effettivamente il primo che riesce a dare un'impronta utile all'ergoterapia. Perché dico che è utile? Perché fin quando non viene intesa il lavoro come strumento di recupero e di prevenzione pure, e non viene messo in atto con gli strumenti che una società, dovunque si trovi il malato, il paziente o il detenuto, offrono, diciamo, non ha alcuna possibilità di dare esiti positivi, perché bisogna considerare che l'ergoterapia funziona solo se è l'interno che esce verso l'esterno e l'esterno che entra verso l'interno. Cioè, non si può pensare che sia un metodo. I metodi, io sono contrario alla scolastica, ai metodi. I metodi sono l'esperienza vissuta sul campo di battaglia. Io mi ricordo nel giardino di Trieste, quando arrivava Cooper e Oleinik, dove sembravano due santoni, sa, Cooper con questo fiasco di vino sempre ai suoi piedi che beveva, e tutti i pazienti che, soprattutto le donne, lo adoravano, lo accarezzavano, giravano attorno. Era già una terapia quella, era già un atto di fiducia che e a inizio molto prima con l'esperienza di Philippe Pinel, che per primo tolse le catene ai piedi dei poveri ammalati, e questi si misero a ridere. La prima volta che un sorriso venne letto sul volto di quella gente, solo togliendo la catena. Allora, il discorso qual è, amici miei? Che non ci può essere guarigione, come non ci può essere iniziativa sociale o politica che sia, se non si parte dal presupposto che bisogna ricondurre l'uomo al centro della realtà. Non ci può essere una psichiatria marginale, come non ci può essere un'economia che mette l'uomo o ai margini, da un lato, come non ci può essere una politica, come oggi sta avvenendo, che non considera l'uomo, ma considera, cioè, la stratificazione del potere nei vari settori delle amministrazioni pubbliche. Allora, non possiamo giocare, girarci intorno, anche con la psichiatria. La psichiatria ha un valore solo se riesce a uscire, come dicevo prima, dalla metodologia, dalle classificazioni. Non ci serve un DS, un DSM3, DSM4 per classificare le malattie. Le malattie si leggono direttamente col soggetto davanti, come per esempio non si può parlare, poi ci trovate la depressione.
Si può dire esiste la depressione, esiste la schizofrenia, esistono le psicosi, ma esiste il depresso, il dissociato, il nevrotico, singolarmente preso, considerando dal punto di vista strutturale, nel senso fenomenologico della parola, quello che se, in termini serliani, non so se siete pratici di questa teoria fenomenologica di Edmond Husserl, che mette al centro di tutte le cose l'essenza, l'eidos. Perché? Perché girando attorno alle cose si viene conquistati dalle sovrastrutture, dalle immagini false. Io, per esempio, se domando a qualcuno: oh, che cos'è un tavolo? Qualcuno mi può rispondere, è quello che porta quei fiori, quella bottiglia, quel libro, capito? Queste sono tutte sovrastrutture, immagini che alienano il concetto di tavolo. E allora, se trasliamo questo discorso nel rapporto umano, nel rapporto interpersonale, ci rendiamo conto che non ci può essere una chiarezza di fondo se non si riesce a superare il pregiudizio, la sovrastruttura, insomma. E quando appunto si hanno dei rapporti umani, soprattutto in una situazione sociale, è molto difficile che ci sia comprensione, proprio per questo, perché si giudica già dall'esterno. Se tu arrivi con la cravatta, se vieni con la barba lunga, se scalzo, già quello ti crea una immagine che può essere falsa, perché poi la vera essenza la puoi individuare solamente parlando col soggetto, riuscendo a capire i suoi problemi e le sue difficoltà tra l'io e il tu, e quindi l'esserci, oltre al concetto di essere assoluto, che noi spesso ci curiamo dell'essere nel senso metafisico: io credo, ho la fede, c'è Dio, non c'è Dio, ognuno se la mette come crede, quando invece la cosa più importante è appunto la situazione. L'essere qui, hic tenu, in questa situazione e in questo momento. Parlare con una persona o con un'altra cambia il rapporto sociale e quindi il giudizio morale, il giudizio. E queste cose poi, dato che non avvengono con chiarezza, spesso causano disturbi relazionali, traslativi, di rapporto. E quindi nascono i disturbi anche di natura psichiatrica, la nevrosi, per esempio, le nevrosi che nascono soprattutto nelle famiglie, nei rapporti con gli amici. Per fare un esempio, anche con i mass media, la stampa, eccetera, io leggevo su Riviera di oggi, c'era una pagina molto ben presentata con queste piante di marijuana che primeggiavano proprio allo sfondo della pagina, e diceva: non fa male, anzi tranquillizza, venite da noi, la stiamo coltivando, la nostra è migliore, noi calabresi, ragazzi calabresi, la coltiviamo meglio perché abbiamo le qualità migliori, venite da noi. Insomma, ma vi rendete conto che queste sono tutte cose false che vengono inculcate nella mente del lettore, del ragazzo che ha un approccio? Ecco come nascono poi i disturbi. A parte diciamo possibilità di avere una Predisposizione. predisposizione genetica o quantomeno una familiarità, ecco. Come dicevano pure i positivisti, da
Lombroso, Comte, Ardigò, Spencer, tutti i positivisti di quell'epoca che accentravano tutto nella fisicità, nella misura, nella deformazione. Infatti, i tre punti fondamentali erano la predisposizione, la degenerazione e l'epilessia. Questi tre momenti caratterizzavano diciamo, l'eziopatogenesi della malattia. Era falsa allora, anche se dicevo qualche rapporto con la geneticità può esistere, ma lo è più falso adesso, perché noi se dovessimo considerare come possibilità razionalità, di rapporto isometrico tra l'io e la realtà esterna, questo ormai non è più possibile, perché noi siamo ormai comandati soprattutto dalla tecnologia, da internet, da false impostazioni ideologiche, per esempio l'ideologia della droga, delle sostanze, l'ideologia della musica, anche del rock, delle cose. Non dimentichiamo che queste cose, anche se per esempio la musica è bella, offendo qualcuno dicendo queste cose, però l'hanno messa in atto nel momento in cui nel 68 i giovani avevano dimostrato di voler arrivare a una loro autonomia, la loro capacità decisionale. Questo non era possibile, perché i cambiamenti avvengono solo nel caso in cui il momento soggettivo e il momento oggettivo coincidono. Allora c'era il momento soggettivo, ma quell'oggettivo non c'era, perché c'era benessere, c'era il boom economico, c'erano tante cose che la borghesia voleva difendersi e mantenere. Ed ecco che mette sul mercato tanti aspetti, tante cose che dovevano distrarre o alienare il giovane da quella situazione. Vabbè, potrei continuare, ma fammi un'altra domanda.